credo che la relazione con la realtà e con la vita di tutti i giorni sia fondamentale, insomma, quindi accade per strada. L'osservazione, credo che gli attori debbano saper osservare molto bene, perché ripeto, poi quello che mettono a disposizione del pubblico a volte è anche uno specchio, no? In cui guardarsi o in cui dire: ah, ma io questa situazione mi era sfuggita e questo testo, questo spettacolo me la rimette sotto gli occhi, oppure l'avevo dimenticata. E ovviamente da un'osservazione della realtà e da una trasformazione poi della realtà sintetizzata, metaforizzata, simbolizzata sul palcoscenico, però sempre di realtà si tratta, che si rimane poi impressionati. Com'è nata la sua vocazione teatrale? Qual è stato il suo battesimo delle scene? No, 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 in famiglia non c'è nessuna tradizione, se non una molto importante, cioè sia mio padre che mio padre aveva molti fratelli che non si erano sposati, conducevano una vita da scapoloni e molte delle ore liete di questi scapoli erano passate nei teatri, nei cinema, all'opera. Quindi sono stati dei grandi spettatori. E quindi la passione per questo mestiere è venuta un po' dai discorsi che si spiava da ragazzini tra di loro, commentando questo, quello spettacolo, quell'attore. Io vengo da Napoli, insomma, generazione che mi ha preceduto ha visto recitare in teatro Totò, Viviani, il giovane, la compagnia dei De Filippo, non solo Edoardo. E quindi una sorta di stupore o di passione anche che viene nel sapersi mettere anche da quest'altra parte, cioè dalla parte di chi assiste allo spettacolo, viene dall'essere cresciuto in una famiglia di spettatori, di spettatori professionisti. Poi, non so, io racconto spesso che curiosamente in un paese che era migliore, in cui anche la televisione era migliore, io che vivevo in provincia vedevo i Venerdì della Prosa, ma soprattutto poi ci riunivamo a vedere il teatro di Edoardo, ricordo il rito di vedere Natale in casa Cupiello a Natale, e io mi addormentavo, ricordo la saliva sulla bocca, guardando, appoggiato con la testa sulla spalliera di una sedia. Però prima di addormentarmi ricordo che quelle zie nevrotiche, quelle madri frustrate oppure schizzogene, quei padri incerti del loro ruolo, no? Una delle cose più belle che c'è nel teatro di Edoardo, ancora non analizzate, secondo me, con sufficiente acutezza, è proprio questo ruolo, questo posto vuoto del pater familias, cioè ci sono questi padri, di cui Cupiello è un esempio, ripiegati su se stessi, incapacità più di essere una guida, un aggancio per i figli, un orientamento, no? Da cui poi vengono queste famiglie, insomma, con tante difficoltà. E, insomma, ricordo che questi tipi strambi, lo scemo Lillo che c'è sempre nella famiglia, io li vedevo in televisione, poi mi giravo, vedevo tutta la mia famiglia riunita alle spalle, e guardavo e dicevo: ma io ce li ho alle spalle. E io mi sentivo in mezzo, per cui sentivo questa confusione di mondo e rappresentazione, di teatro e vita, che ha fatto centro nel mio cuore, e piuttosto che strimbellare la chitarra, come è giusto che facciano i ragazzi a 13, 14, diciamo, scrivere poesie, non ho mai scritta una in vita mia, o tenere un diario, ho detto: beh, insomma, è bello rappresentarla la vita, no? È un modo di raccontarla, è un modo di tenere il diario. È un modo di, come scrivere una canzone, no? Fare tanti personaggi, affrontare un'interpretazione, è un modo di stare al mondo e di raccontarcela. E quindi quello è il momento in cui ho sentito per la prima volta riflettendo adesso, a posteriori, probabilmente un momento in cui mi sono detto: è bello quel mondo. Non ho sentito la vocazione, perché non ci credo, non credo nelle chiamate sulla via di Damasco del teatro. Credo che poi quello che il teatro ti ha fatto e quello che tu hai fatto al teatro lo capisci a bilancio, non lo capisci prima. Però l'impressione forte ricevuta fu quella lì, sicuramente, questa confusione
che poi nasceva dentro un teatro, un modo di vivere il teatro legato, no, a un fenomeno anche antropologico, cioè vedere i tipi rappresentati da un autore teatrale che erano limitrofi alla tua vita stessa. Quindi questa vicinanza di tipi, caratteri, persone vere, educa un attore anche a quanto una battuta può avere armonici, può risuonare, quanto una parola detta in una cucina tra un padre e una madre, siccome l'hai vista prima, l'hai vista in una commedia, o una reazione, capisci che ma papà sta dicendo una cosa che in realtà ne significa un'altra e mamma ha capito che quella che voleva dire in realtà si riferisce a un'altra ancora. Cioè comincia ad avere veramente una passione per la vita come rappresentazione, no? E quindi alle battute, così, andata così. Ecco, ma in questa famiglia che noi immaginiamo stupenda, visto che ha dato al teatro lei e alla musica Peppe Servillo. Stupenda, lo dovrebbero dire gli altri due fratelli, non lo so. Quello che mi sono sempre chiesta è, nelle famiglie piccolo borghesi, quando i due figli maschi dicono che uno vuole fare l'attore e l'altro vuole fare musicista, papà blocca tutto e dice no, pensate a una solidità economica, andate a fare un altro mestiere. Invece a casa Servillo com'è andata? No, ne ha fatto un po' le spese il mio fratello cantante, se questo può interessare qualcuno, non lo so, però insomma rispondo. No, non ho mai ricevuto ostacoli di nessun genere. Certo, quando io ho cominciato a fare l'attore, l'altro dice voglio fare il cantante, qualche volta di notte mio padre deve aver detto a mia madre che si sono asciuto pazzo. Però poi, insomma, non lo so, poi le cose sono andate, no, non abbiamo conosciuto quell'atmosfera che purtroppo a volte c'è di sì, che può inaridire, no, un desiderio che può no. Quando è venuto qua suo fratello ha fatto un bellissimo concerto a Chiavari, un concerto oceanico, naturalmente oceanico per la Liguria, che siamo piccolini, però insomma è veramente molto amato. E ci ha regalato qualche aneddoto della vostra infanzia, quindi adesso lei deve ricambiare il favore. E non credo che mio fratello sia così sfacciato, sì, sì, da raccontare i fatti suoi. Se lui lo è stato, cosa che mi sorprende molto, io non lo sono, nel senso che non credo di avere aneddoti che siano più interessanti dei vostri. Cioè, però allora ci racconti di quando avete lavorato insieme, avete fatto un film, no, insieme. Ah sì, purtroppo, sì sì, abbiamo fatto Lascia perdere Johnny, no, nel senso che purtroppo non abbiamo mai recitato insieme, però. Siamo nello stesso film di Fabrizio Bentivoglio. Ma lei suonava veramente? Dove? Lascia perdere Johnny, che faceva il bidello, musicista. No, fingevo. No. Io ho cantato veramente, perché mi piace cantare. Canto, mi piace cantare, ma non l'ho mai fatto in un film di Sorrentino. E canto come mio fratello, insomma, mi piace cantare, ma non... Negli anni 70 invece. Io sono restio a parlare della mia vita perché non trovo che sia così interessante. Se avete voi domande da fare su Goldoni, sui film, sono a disposizione, ma non saprei cosa dire. Invece negli anni 70 il teatro più politico, diciamo, più di impegno civile? No, io mi sono formato in un periodo, gli anni 70, pieno di stimoli per un ragazzo che cominciava a fare questo mestiere. Uno di quelli che posso citare e che poi ha dato forma all'esperienza della nostra compagnia, che è Teatri Uniti, che è una compagnia che produce teatro, ma anche cinema. E poi all'interno del teatro e del cinema tante professionalità individuali che si sono espresse nei due campi come direttore della fotografia, per esempio le luci di questo spettacolo sono di Pasquale Mari, che è anche il direttore della fotografia degli ultimi grandi film di Bellocchio, Buongiorno Notte o L'ora di religione, per fare un esempio. Martone, Mario ha inventato il cinema all'interno della nostra compagnia con il nostro primo film, La morte di un matematico napoletano, facendolo in forma indipendente, così come facciamo il teatro in maniera indipendente. E negli anni 70 guardavamo delle esperienze importanti per noi, come per esempio l'esperienza di Fassbinder, no? Che era regista di cinema, che abbiamo conosciuto attraverso il cinema, ma poi abbiamo scoperto che aveva una compagnia teatrale che adattava
dei testi classici, no? La sua magnifica bottega del caffè fatta dal Teatro dell'Elfo a Milano, radiodrammi, testi teatrali. Insomma, gli anni 70 sono stata un'esperienza per chi come me non ha fatto una scuola, dove il teatro lo si guardava in una sua orizzontalità, cioè non accogliendo all'interno del teatro le esperienze più interessanti che potevano venire dalla pittura, dalle arti comportamentali, dalla musica, appunto dal cinema, e quindi anni fecondi, molto fecondi per potersi preparare, soprattutto per noi che poi non abbiamo mai avuto delle scuole, ma non c'è neanche mai stata a Napoli una scuola istituzionalmente degna di questo nome, anche se poi Napoli, per quanto riguarda il teatro, io lo dico spesso, è una sorta di Comédie Française a cielo aperto, c'è una tale tradizione di nobile, nobilissima, che riempie le biblioteche per chilometri di letteratura drammatica, musicale, di registi, di attori. E c'è stata una possibilità di vedere teatri, nei teatri, talmente varia che uno che si innamora di questo mestiere, insomma, ci sguazza come un pesce in un acquario. Chi vuole fare teatro è più fortunato se nasce a Napoli che a Bolzano, con tutto il rispetto per chi che nasce a Bolzano, insomma, però è evidente. E quindi, non essendoci una scuola ed essendoci quella cultura di tradizione e degli anni 70 così importante, questa è stata un po' la formazione irregolare ma importante che ho seguito.